Presidente. Posso? Scusatemi, la luce. Dico, l'interrogazione non è, dovrebbe esserci la... No. Sono consapevole che l'interrogazione a risposta scritta non prevede l'intervento da parte dei consiglieri. Eppure è vero che, visto l'argomento delicato e visto che eccezioni ai consigli comunali se ne sono fatti abbastanza, dico, credo che parlare in aula consiliare del problema della TARSU, della raccolta differenziata, eccetera, eccetera, quantomeno uno per essere informati noi consiglieri, perché personalmente non mi sento informato, e due per informare la cittadinanza. Se il Presidente me lo consente... Io, come lei ha detto, molto spesso vado in deroga al regolamento. Considerata la tematica che stiamo trattando, credo che sia opportuno anche un, non dico un dibattito, chiaro che ci deve essere un intervento magari globale. È una risposta poi, chiaramente, l'intervento con delle domande. Con, certo, poi chiederò se c'è una eventuale risposta, certo, questo è normale. Prego, continuiamo. Sì, Presidente, grazie. Dato è curioso il fatto che ci sono le correnti alternate, consigli comunali alcune volte ci sono, le dirette alcune volte no, però dico, ne prendiamo atto di questa cosa. E per quanto riguarda la risposta, io la risposta l'ho avuta oggi, però chiaramente non posso esimermi dal fare alcune considerazioni, perché l'assessore Canalella parte da lontano, parte da quando giustamente loro si sono insediati, ma fa una ricostruzione, io direi faziosa e inesatta su alcuni punti. Intanto le ricordo, assessore, che siamo nel 2017, quindi sono passati quasi 2 anni, e 2 anni che voi strombazzate sulla raccolta differenziata, e adesso andiamo a vedere poi i risultati. Io credo che il tema della TARSU, della raccolta differenziata, rappresenti in pieno quello che è l'operato di questa amministrazione, cioè il fumo negli occhi, perché di fattivo c'è poco e nulla. Mi dispiace constatarlo ancora una volta, però anche dalla risposta che voi date al consigliere cardinale si evince questo: attualmente, in corso d'opera, tra una settimana, eccetera eccetera. Allora, io faccio una ricostruzione faziosa per quanto mi riguarda e dico questo. Dico che la vecchia amministrazione era arrivata ad avere il decreto assessoriale sul piano di intervento, e lei, come ha in maniera inesatta scritto, non è corretto dire che mancava l'approvazione del Consiglio Comunale, perché sa benissimo che il Consiglio Comunale aveva demandato all'ARO e l'ARO aveva deliberato il 15 aprile 2014. Sa benissimo che c'era già da parte dell'assessore regionale il decreto, e sa benissimo che eravamo arrivati a bando. Quando lei dice i costi del vecchio piano e li paragona ai costi del piano attuale, anche qua commette una scorrettezza, perché è vero che lei va a individuare con queste belle tabelle i costi che dovevamo sostenere nel vecchio piano, ma deve dire anche, uno, che questi costi prevedevano anche gli investimenti a carico della società, non a carico del comune, perché si era pensato, la vecchia amministrazione, che chiaramente il comune non poteva sostenere investimenti, viste le condizioni di dissesto. Due, quando si parla di 15 anni, anche nella descrizione che si era fatta allora con l'ingegnere Scondrino si era posto questo quesito, e l'ingegnere Scondrino aveva detto allora che si era pensato di dare per 15 anni questo appalto semplicemente per permettere alla società di andare a recuperare sull'ammortamento di 15 anni i costi sostenuti per gli investimenti. Lei compie un'inesattezza, per non dire scorrettezza, quando paragona l'importo di 2 milioni di euro con 1 milione e 2 del 2016, perché lei sa benissimo, come lo sa benissimo il sindaco e la dottoressa Castiglione, che voi non siete a conoscenza dei costi. Da qualche anno non siete a conoscenza del costo del servizio. Dottoressa, mi può dire esattamente quanto ci costa il servizio nel 2016, già appena trascorso? Così, giusto per capire. Voi avete stanziato questi importi,
Ma voi non sapete quanto vi costerà questo servizio, tant'è che poi dovrete andare a deliberare le tariffe. Dite che ci saranno delle riduzioni. Spesso si va su internet, su Facebook, riduzioni per il compostaggio. Perché ad oggi non mi risulta che è stato revocato il bene confiscato, che è stato revocato al comune di Mussomeli. E poi andiamo ad ora, quello che avete fatto. A parte qualche viaggio a Rimini, in Umbria e in giro per la Sicilia, cosa avete fatto sulla raccolta differenziata? Lei mi dà un dato che è il 13%, sarei curioso di capire questo dato da dove lo prende. Perché io ho altri dati, assessore. Io ho altri dati che ho ricavato giusto oggi, che dicono che la media del comune di Mussomeli da giugno a novembre è del 7,5. E dico pure che il comune di Niscemi è al 50,65, il comune di Riesi è al 33,20, il comune di Sommatino è al 47,40, il comune di Gela è al 48,93, il comune di Deli è al 69,85. La vostra differenziata in cosa consiste? In cosa consiste? Avete individuato l'auditorium e poi circola voce che i camion non possono entrare dentro l'auditorium perché ci sono le travi, ve ne siete accorti forse in ritardo. Parlate di un finanziamento di... Se risegni questa cosa, magari poi mi risponderà. Parlate di un finanziamento di 723.000 euro a fondo perduto. Mi dite qual è questo contributo? Cioè, volete informare i consiglieri da dove prenderete questi soldi a fondo perduto? Qual è la misura? Qual è la fondo di copertura? Cioè, qua si chiacchiera tanto per chiacchierare. Ora mi dite che la regione ha previsto nuove forme di in-house. Che significa in-house? Come si fa il servizio in-house se non si hanno strutture, non si hanno mezzi, non si hanno operai? Si dà in gestione ai privati, come si sta facendo in questo momento. Circola voce che i costi sono più di 2.000 euro al giorno. Dico, vogliamo mettere un punto fermo sul discorso TAR, sul raccolto differenziato, eccetera, eccetera. Poi scrivete pure, io non so, tale piano presentato informalmente a tutti i consiglieri. L'amministrazione Calà ha fatto venire scontrino, ha presentato un piano, giusto o sbagliato, condivisibile o meno, ma ha presentato un piano in aula consiliare. Voi mi scrivete, tale piano presentato informalmente a tutti i consiglieri, è stato regolarmente inviato alle strutture. Ma si presenta un piano in maniera informale ai consiglieri? E poi questo piano è stato presentato come aro? È stato presentato come comune? E se è stato presentato come comune, le tariffe non lo dovrebbe decidere il consiglio comunale? I costi, i ricavi? C'è fumo. Fumo negli occhi. Una gestione approssimativa. Grazie. Grazie, consigliere Moni. Allora, come ha notato, stavo prendendo appunti. Spero di non aver dimenticato nulla. Vado con ordine. 2 anni di differenziata. Il falso lo dice lei. La raccolta differenziata è iniziata ad agosto del 2016. Quindi non è vero che parliamo di 2 anni di differenza. Secondo punto, non è corretto dire che manca il passaggio in consiglio comunale. Lei è disinformato. Il passaggio in consiglio comunale è un obbligo previsto, è stato sancito con nota dell'Ulega. Prima si poteva fare il passaggio in assemblea dell'ARO, successivamente, come lei ha detto, è stato trasmesso all'Ulega. Successivamente l'Urega ha trasmesso dicendo che proprio perché le tariffe sono di competenza del Consiglio Comunale era obbligatorio il passaggio in Consiglio Comunale. Tutti i piani ARO che non hanno avuto il passaggio in Consiglio Comunale sono piani che non hanno nessuna validità. Voi l'avete fatto, assessore? Voi l'avete passato in Consiglio Comunale? Sto rispondendo, se mi fa rispondere poi... Assessore, scusi, dico, facciamolo finire. La cosa finisce qua perché c'è stato un intervento e una risposta. È un'interrogazione, stiamo andando oltre il regolamento, però scusi, lei ha parlato, facciamo bene. Quindi bando
era stato trasmesso all'Urega, come detto, lo stesso bando è stato ritrasmesso per tutti i comuni che non avevano avuto il passaggio in consiglio comunale, è stato ritrasmesso. Nelle more a noi sono arrivate le comunicazioni in merito alla sovrintendenza che manifestava sul diniego per realizzare un'opera in quella localizzazione. Noi per primi eravamo contrari a realizzare un'opera in quella localizzazione, ma soprattutto non volevamo a tutti i costi far caricare il costo della realizzazione sui cittadini. Abbiamo fatto diversamente, siamo andati a trovare un progetto già presentato molti anni fa, presentato dal comune, poi acquisito dall'ATO, ripresentato dall'ATO e che era fermo agli uffici della regione. Siamo riusciti a trovare il modo per farlo finanziare, con i fondi a fondo perduto. Quali? Accordo programma qua. Mega misura, queste cose. Diciamolo. Lei è disinformato. Diciamolo, dico, io per questo ho fatto l'intervento, per essere informato, assessore. Come era disinformato il precedente sindaco Calà, che diceva che questo posto in un articolo di giornale sarebbe stato a carico dei cittadini. È assolutamente falso. Il progetto è stato inserito nei progetti finanziati dall'accordo di programma 4, un finanziamento a fondo perduto. Per l'importo di 700. Non siamo a conoscenza del costo del servizio. Questa altra cosa falsa, noi siamo perfettamente a conoscenza del costo del servizio. Siamo esattamente a conoscenza del costo del servizio e facciamo un monitoraggio quotidiano sul costo del servizio. E qual è? Costo del servizio, ora io lo faccio vedere qual è, ho delle tabelle che ho riportato. E comunque il piano di riequilibrio, il piano che andiamo a discutere oggi, la previsione di bilancio, parliamo di previsione per l'anno 2016. Sì, no, questo non è niente. Ok, la previsione per l'anno 2016, comunque i dati sono dati che in effetti sono più consuntivo del 2016, visto che siamo a febbraio 2017. Allora, evoluzione giuridica? Da dove prendo il dato sulla differenziata? Lei mi parla del 7,5%. Allora, un attimo solo che ce lo faccio vedere. Anno 2016, entra in vigore la differenziata nel mese di agosto. Questi sono dati ufficiali, sono dati che regolarmente vengono trasmessi all'assessorato regionale. Partiamo con 9,60 con l'introduzione dell'isola ecologica, 9,43 nel mese di settembre, ottobre 10,11, novembre 12,65. Questo 6,04 che ha allarmato anche me, in realtà è legato a un problema di trasmissione dei formulari e di gestione dei formulari del mese di dicembre che sono ricaduti nel mese di gennaio. Queste erano le percentuali di tutto l'anno 2015, andiamo dallo 0,64 allo 0,49. In totale, la produzione in totale anno di produzione di indifferenziato di rifiuti è 3.893.740 chilogrammi nel 2016, nel 2015 4.166.000, quindi con una differenza di 187.540 chilogrammi. La differenza tra 2015 e 2016 si traduce con un costo di circa 150 euro a tonnellata che noi abbiamo in un risparmio di circa 40.000 euro e 900. Solo da agosto a dicembre. Solo dal nostro dicembre. Questa storia delle trave dell'auditorium è veramente ridicola. Mettete un punto. No, il punto l'abbiamo messo, oltre ad aver messo il punto è stata fatta anche un video,
pubblicato per mettere un punto definitivo con tutti. E c'è un video pubblicato che fa vedere che le casse scarrabili dentro l'auditorium entrano ed escono assolutamente tranquillamente, senza problemi di sorta. È veramente faziosa questa cosa. Costi di circa 2.000 euro al giorno. Allora, come detto nella risposta scritta, il Comune non ha scelta in questo momento. Il Comune non ha mezzi, noi abbiamo nella nostra disponibilità solo il gasolone, abbiamo anche il camion grande, ma lo scorso anno abbiamo speso più di 15.000 euro per riparazioni varie e adesso addirittura le riparazioni sarebbero eccessive. Quindi la gestione commissariale ha fatto un bando per l'affidamento del servizio all'esterno in supporto al servizio attualmente fatto da parte dell'ATO. Comunque l'intera somma del costo sia dell'affidamento del servizio esterno sia del costo interno non è di molto superiore al costo del precedente anno, del 2015. Anzi, addirittura. Quanto ammonta? Ora glielo faccio vedere. Se mi dà un po' di tempo, glielo faccio vedere. Piano informale, piano di intervento, comunicazioni informali dati ai consiglieri e non nella sede opportuna. Le comunicazioni sono state date per cortesia da parte dell'amministrazione, nel senso che ci sembrava logico e giusto condividere con tutti i consiglieri il percorso che stavamo facendo. Non stavamo discutendo di nessun atto ufficiale, non stavamo discutendo di documenti ufficiali, stavamo discutendo di un'ipotesi di piano di intervento che avevamo predisposto noi con i tecnici dell'ATO, che sarebbe stato collezionato con tutti gli altri piani di intervento degli altri comuni, sarebbe stato completato con gli altri documenti previsti dal bando della gara ponte e con altri costi previsti dal bando di gara ponte, dopodiché ci sarebbe stata una valutazione definitiva di un progetto da presentare, quello sì sicuramente lo avremmo fatto se fossimo andati avanti ai consiglieri in consiglio comunale. Ripeto, la riunione è stata fatta a fine ottobre, primi di novembre, non ricordo bene in questo momento la data. Il primo dicembre del 2016 subentra l'ordinanza 27 DIF che impone entro gennaio 2017 di compiere degli atti. Il commissario della SRL, di concerto con l'assessorato del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, ha suggerito che i tempi non c'erano per poter fare la gara ponte, perché sarebbe stata una gara a visibilità europea, per cui servirebbero minimo 6 mesi di tempo, per cui era preferibile optare per la soluzione della società di scopo. Di tutto questo, io col sindaco ed altri sindaci del territorio, in questa settimana abbiamo avuto almeno 3 incontri direttamente in assessorato col direttore del Dipartimento, che ha constatato che il percorso fatto dalla nostra SRL è sicuramente in linea e probabilmente non verremo commissariati con commissariato ad acta, proprio perché il percorso sembra coerente con quello previsto dalle precedenti ordinanze. A differenza di altre SRL che saranno commissariati. Questo per dire, caro consigliere, scusami, che è molto tendenzioso quando dice che perché passare dall'1 al 13% avendo un risparmio in 4 mesi di 40.000 euro sulla differenziata non è fumo, sono soldi dei cittadini. Dire che abbiamo bloccato un piano incredibilmente passato sotto traccia, in cui a regime il cittadino di Mussomeli doveva andare a pagare 2 milioni di euro l'anno. Perché dice sotto traccia? È stato presentato in consiglio comunale. Eravate d'accordo che il cittadino di Mussomeli avrebbe pagato 2 milioni di euro, cioè forse più 46%. Io non discuto la bontà o meno del piano. Non è detto sotto traccia, non è vero che è sotto traccia. Dal punto di vista mediatico,
sicuramente non come lei, vedete. Lei era d'accordo. Quindi più 47%. Ma sono le sue motivazioni, io ho le mie. Le motivazioni sono, sono il piano finanziario approvato dal piano aereo. Il piano finanziario approvato dal piano aereo prevedeva 2 milioni di euro nel progetto. Noi il costo che abbiamo è 1.200.000 euro, compreso la distanza. Possiamo sapere i costi? Certo, okay. Assolutamente. 2015, 2016, li possiamo conoscere? Grazie. Quindi, caro consigliere, le invito prima di dire che si tratta di interventi fumo di informarsi, perché molte delle cose che lei ha detto sono veramente anche il discorso del finanziamento fondo perduto, 723 mila euro con un accordo di programma qua, quelli sono fatti, non sono più. Quindi no, faremo a vedere, cioè, no, se mettete in discussione gli integrati di finanziamento di progetto, vorrà dire che ne prendo atto, non lo dico. Ah, certo. Quanto conviene? Chi c'è? C'è il progetto MCK. Chi c'è? Allora, relativamente ai costi, sto vedendo qua che nella cartella non ho... Glieli farò avere direttamente. Consigliere, la cosa certa, caro consigliere... Ma anche il dato fondamentale, la cosa certa, giusto. Non sapevamo che oggi ci avreste detto. Il costo diminuisce, i cittadini se ne accorgono. La cosa certa, caro consigliere, che le il bollette, costo non è... Le bollette se ne accorgono. Sindaco, gli uffici li conoscono questi costi, assessore. Allora, assessore, visto che lei mi parla di bollette, caro consigliere Geraci, lei dovrebbe sapere che con l'entrata in vigore della TARI, quindi che tariffa in modo diverso il costo della bolletta, che prima era 2,20 euro metro quadro e adesso invece è 0,85 centesimi metro quadro più una quota di 52-53 euro a persona. Lei sa perfettamente, questa è una proiezione che se vuole ne può prendere visione, le faccio l'esempio di una famiglia con un componente. Le faccio l'esempio di una famiglia con un componente che ha un appartamento di 80 metri quadri, il cui costo viene 120,26 euro. Lei sa qual era il costo che pagava questa famiglia precedentemente? C'era presente di 80 metri quadri, era un costo superiore a 55,74 euro. Sindaco, che sta dicendo? Cioè, io voglio capire, se il costo è X, a X si deve aggiungere, se risparmia la famiglia, che tizio, allora c'è un costo di questo servizio, questo costo deve essere interamente coperto dalla tariffazione. No, cioè, di cosa parliamo? Se qualcuno risparmia, qualcun altro pagherà di più, il costo deve essere coperto dal servizio. Cioè, di cosa parliamo? Sì, vedi, quindi perché vogliamo i numeri, 50 euro cada uno. Questi numeri li conosce l'ufficio, sì o no? Sembra così difficile che la sì, sono 50 euro cada uno. Sono ancora senza le sapere di consigliere Cerrino, scusate, io vi ho permesso. Consigliere amico. Allora, io sono, scusami sindaco, io sono andato in deroga al regolamento perché data l'importanza della tematica ho dato la parola a chi la chiedeva per avere effettivamente delle delucidazioni. Le delucidazioni ci sono state, poi potete essere... Ma no, pensate che è dato manca un dato fondamentale. Ha detto l'assessore Cavallella che il dato vi sarà dato domani, perché stasera... Ho detto precedentemente che il dato è già cristallizzato, nel senso che il bilancio di previsione, pur essendo un bilancio di previsione, è un bilancio di previsione del 2016. Tutte le determine sono state regolarmente fatte, per cui il costo che oggi andiamo a evidenziare di 1.287.000 è un consuntivo per il 2016. Bene, di sotto di 1.890.000 che era il costo approvato dall'ARO, caro,
caro consigliere, è inutile che faccia che fa così. Ma ogni giorno quando tanti. Le busta, cioè anche in siciliano, ogni giorno, quando sono buffi tanti, faccio 1.287 diviso 375. Eh certo, ma io voglio capire il costo reale, non quello che c'è stanziato, il costo reale. Non lo potete sapere, il sindaco, non lo potete sapere, perché non me l'hanno trasmesso, non lo potete sapere. Ma lei si sbaglia, caro consigliere. Cioè se lei afferma con la stessa certezza con cui ho detto che 723 però non esce il numero, no, i costi non escono. Allora posso fare una domanda, posso fare una domanta all'ufficio finanziario, posso fare una domanda all'ufficio finanziario. Le sto dicendo, eh sì dottore, a lei la devo fare la domanda, le sto dicendo, cercano di le sto dicendo 1.287 domani le invieremo il dato ufficiale. Vabbè, mi sta bene la sua risposta dottoressa, lei conosce questo dato, è reale questo costo del 2015 e del 2016, costo reale, quanto ci è costato questo servizio del 2015 e del 2016? Lei lo conosce come ufficio, come responsabile del servizio finanziario? Allora, io come responsabile del servizio finanziario conosco gli stanziamenti. Oh, e questa è un'altra cosa però. Ma non c'è io voglio sapere il costo reale, quanto è costato questo servizio? Ma non lo deve chiedere a me. Chi deve chiedere? Responsabile del servizio finanziario qualche, quindi non lo so nessuno. Responsabile, cioè, il responsabile del servizio finanziario ha i dati che vanno in bilancio. Quindi lei questi dati non ce li ha, giusto dottoressa? Non ce l'ha. Lei no, un dato che è un dato di bilancio, non è detto che sia il dato effettivo, ma non è detto che non lo sia. Allora, un dato che va in bilancio per dare. Allora, lei c'ha quello stanziato, giusto dottoressa? No, degli stanziati. Ok, perfetto. Quindi non lo sappiamo, presidente, la verità è che non si conosce il costo reale. Allora, questo lo sta dicendo lei che non lo sa. Non lo sta dicendo domani. Ma consigliere Moni, quello che dico io lo dico, non c'è bisogno che lo interpreti lei. No, va bene? Io dico che conosco, mi scusi, io conosco perché devo conoscere degli stanziamenti. Non sto dicendo né che so né che non so il costo, perché non sono l'ufficio che deve conoscerlo. Ma non dico che non è vero quel bilancio. Sicuramente nel bilancio c'è una previsione di entrata che si rifà a un piano economico finanziario e una previsione di spesa. Esatto. Le dico, caro consigliere, le aggiungo qualcosa. Sì, non c'è bisogno di aggiungere, abbiamo capito. Scusi, vuole l'informazione o vuole avere ragione? No, prescindere se c'è basta quello che so. Che è un bello cinque lo stanziamento che risale agli anni precedenti. Sto dicendo. 2015-2016 il costo non si conosce. Allora, le dico, non è così. Vabbè. Allora, vuole dire che è così? No, no. Mi basta, già altre persone hanno capito. Se lei vuole che le dica che è così, così come vuole che le dica che 723.000 euro sono a carico della cittadinanza. Sindaco, allora, per favore concludiamo perché sì, no, volevo solo dire presidente semplicemente che il posto è perfettamente a conoscenza e anzi aggiungo di più, c'è un monitoraggio chiaro dove si evince qual è il costo per personale diretto, cioè personale relativo agli operatori che svolgono il servizio, personale indiretto, cioè personale dell'ufficio caricato sul servizio, il costo sulla discarica, il costo sul carburante, il costo sulla manutenzione. Caro consigliere, prima di affermare delle cose, sia sicuro. Comunque, scusa un attimo solo. Noi abbiamo risposto a un'interrogazione scritta al consigliere Cardinale, che non chiedeva di vedere questi costi. Non avrei avuto nessuna difficoltà. Mi scusi, se no, non mi ha offeso. Ma non avrei avuto nessuna difficoltà a rispondere anche per iscritto sui costi, qualora ne fossi stata a conoscenza che c'era un'esigenza di questo tipo. Ho queste tabelle perché le avevo già predisposte perché volevo informare, ma non abbiamo nessuna difficoltà a documentare su questo. Sicuramente sono inferiori a 1.800.000 euro e 2 milioni a regia. Va bene. È vero che nella mia interrogazione non si chiedono, però si ribadisce che per ben quattro volte ci sono state promesse gli allegati e ad oggi questi allegati non ci sono, non ci sono per me. Per me è sempre assessore. Consigliere Cardinale, gli allegati non sono stati
forse non è sufficiente, magari lo scriveremo meglio perché non è sufficiente per completare il passaggio ultimo che è stato fatto. Allora, come dicevamo, abbiamo fatto quei piani di intervento che abbiamo visto insieme, peraltro, no? I piani di intervento sono stati inviati alla SRF nel frattempo, a novembre questo, nel frattempo, il primo dicembre, cioè poco prima che questi atti venissero poi mandati ufficialmente, restituiti ufficialmente ai comuni che facessero il passaggio in consiglio comunale, perché era anche per, non solo per correttezza istituzionale, ma anche perché essendo un piano di intervento che prevede poi la tariffazione, ovviamente deve passare in consiglio comunale. Prima che questo finisse il primo dicembre è entrata in vigore la nuova ordinanza che dà la possibilità all'SRR, il luogo della gara ponte, che era quella sulla quale ci eravamo confrontati, di costituire una società di scopo. Ed è il percorso che stiamo facendo adesso e che porterà alla Costituzione. Vi dico anche che la Costituzione della SRR è prevista per venerdì prossimo o mercoledì prossimo al massimo, a seconda la conferma che ci darà il notaio. Questa società di scopo intanto ci consentirà un traguardo importante, cioè quello di fuoriuscire dal lato, cioè attraverso la Costituzione della società di scopo, perché per capirci la normativa cosa prevede? Prevede che le auto di liquidazione vengano sostituite dalle SRR che si attivano. Le SRR che per legge possono fare solo pianificazione e controllo devono poi scegliere il soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti. Soggetto gestore che possono scegliere o attraverso l'esternalizzazione o attraverso, ci sono tre modalità previste dalla norma, o la società mista, o la società di scopo, o l'esternalizzazione. Era stata scelta l'esternalizzazione che era definitiva nel momento in cui la Regione ci comunicherà l'approvazione del piano d'ambito, temporanea, quindi la gara ponte, che era quella che avevamo previsto. L'ordinanza ci dà questa possibilità di fare la società di scopo, quindi temporaneamente, piuttosto che la gara ponte, verrà messa in piedi la società di scopo. Perché questo? Perché questo consente un'ulteriore possibilità di riduzione dei costi legati a che cosa? Se noi esternalizziamo il servizio, ovviamente essendo una gara a tutti gli effetti, oltre ai costi di gestione del servizio bisogna prevedere l'utile di impresa e le spese generali. La società di scopo, essendo una società derivata partecipata dalla SRR, sarà la SRR Servizi e Impianti, praticamente prevede solo le spese generali ma non l'utile di impresa. Questo significa la possibilità ovviamente di ridurre ulteriormente, avevamo visto i costi che erano abbondantemente inferiori rispetto al costo attuale, perché la previsione fatta prevede un abbattimento intorno al 15% del costo della gestione dei rifiuti con l'avvio del porta a porta per tutte le utenze domestiche. Questo è il quadro generale. Quindi alla sua risposta, gli atti della gara ponte non sono stati inviati perché stiamo predisponendo invece quelli legati alla società di scopo e quindi ovviamente nel momento in cui costituiremo la società di scopo e verranno organizzati i piani di intervento, chiaramente metteremo al corrente i consiglieri, il consiglio tutto e ovviamente la cittadinanza di quello che è il piano di intervento. Nel frattempo il lavoro che abbiamo svolto è un lavoro propedeutico perché, come vi abbiamo fatto vedere l'altra volta, il piano di intervento cosa prevede? Le modalità organizzative, quindi la suddivisione in cinque zone del comune, le cinque squadre autista più operatore, eccetera eccetera. Quindi questa modalità del servizio, a prescindere che sia una ditta privata, una ditta esterna, quindi esternalizzata, o una società di scopo, la modalità del servizio rimane tale e quale. Quindi questo lavoro verrà, ce lo ritroveremo già fatto con la società di scopo. Quindi appena costituiremo la società di scopo, sicuramente convocheremo un consiglio comunale specifico proprio per questo lavoro.
signor Presidente, io la ringrazio del chiarimento che giunge solo ora, nella risposta tutto il chiarimento. No, non era quindi dico, per carità, pur nonostante questo chiarimento, il mio giudizio sulla risposta resta sempre lo stesso, non mi ritengo soddisfatto della risposta. Benissimo. Chiudiamo l'interrogazione più lunga della storia. Passiamo al sesto punto. Votazione, ordine del giorno, richiesta attivazione, percorso nascita del presidio ospedaliero di Mussomeli. Se il consigliere Cerrino, in qualità di presidente della Commissione Sanità, può esplicare questo punto. Grazie Presidente. Allora, premesso che in data 4/7/2015 l'assessorato regionale alla salute dava una nota alla direzione strategica dell'ASP di Caltanissetta con la quale comunicava che il punto nascita del TO di Mussomeli doveva essere chiuso entro il 30 settembre corrente anno. Rilevato che in atto le gestanti che afferiscono al bacino di utenza del Vallone sono costrette a rivolgersi verso strutture differenti di quelle ricadenti nel bacino dell'ASP 2 di Caltanissetta, quali l'ospedale di Agrigento e gli ospedali di Palermo, soprattutto per questi presidi ospedalieri, a differenza di quanto accade per l'ospedale Sant'Elia, che è il presidio di riferimento di Seno, sono facilmente raggiungibili grazie alle buone condizioni dei collegamenti viari. Considerato che nonostante da parte del management dell'ASP di Caltanissetta sia stato più volte manifestata la volontà di pervenire all'istituzione in un percorso di nascita che potesse venire incontro alle esigenze delle tuerbere del territorio del Vallone, che prima della chiusura del punto nascita presso l'ospedale di Mussomeli allo stesso si rivolgevano per tutte le evenienze assistenziali, e nonostante le reiterate riassicurazioni, ad oggi si registra la mancata attivazione del percorso nascita presso il presidio ospedaliero di Mussomeli, che dovrebbe gestire l'assistenza alle donne fino all'ottavo mese di gravidanza. Atteso che il percorso nascita è l'insieme di tutte quelle prestazioni offerte dall'ASP per promuovere la salute della donna e del bambino e per fornire l'assistenza in gravidanza all'atto del travaglio e del parto e successivamente durante l'allattamento del puerperio, e che lo stesso, oltre a garantire e determinare l'instaurazione di un rapporto fiduciario tra medico e paziente, contribuirebbe nel caso della nostra ASP anche a determinare un maggior numero di prestazioni presso l'unità operativa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero Sant'Elia, con riduzione della migrazione sanitaria verso altre strutture dell'ASP. Per quanto in premessa, la Commissione Sanità impegna il Consiglio Comunale nella sua interezza a far voti e delega l'amministrazione comunale a sollecitare in tempi brevi il management dell'ASP 2 di Caltanissetta ad attivare il percorso nascita del presidio ospedaliero di Mussomeli, come esplicato in premessa. Grazie consigliere Cerrino. Prima di passare alla votazione, sindaco, mi permetto di esplicare ancora di più l'ultimo punto, l'ultimo capoverso di questa delibera, di incidere costantemente e in maniera forte presso il management, perché l'instaurazione di questo percorso nascita con la venuta dei ginecologi a Mussomeli a giorni alterni possa interfacciare le partorienti con i ginecologi stessi, perché nel momento in cui questi due ginecologi presenti vanno in pensione rischiamo di chiudere anche un reparto già chiuso di per sé stesso ma che fa solo ambulatorio, quindi avremo veramente daremo un corpo definitivo all'ospedale. Quindi dopo questa votazione in brevi giorni dobbiamo essere certi che questa delibera non sia solamente una votazione tanto per, ma sia veramente una delibera dove il popolo di Mussomeli, non solo i consiglieri comunali, chiedono a gran voce questa istituzione. Quindi Martorana, assente. Bonito. Sì. Capodici. Sì. Misurati. Sì. Valenza Gesti. Sì. Mangino. Sì. Valenza Coggero, sì. Bistretta. Sì. Geraci. Sì. Castiglione. Sì. Cerrino. Sì. Modica assente. Cardinale. Presidente, io volevo fare una dichiarazione. Prego. Sempre intramuscolare con piacere prendo atto della nota della Commissione Sanità e ribadisco che sul tema ospedale, sul tema sanità bisogna che ci sia una costante
interesse da parte soprattutto della Commissione, ma dell'amministrazione, e ritengo che dobbiamo avere un'attività sinergica per far sì che l'ospedale Mussomeli ritorni ad essere quello di una volta. Appena 3 giorni fa noi siamo stati, io dico noi perché io ho ridotto qualcosa, i colleghi che erano in servizio sono stati costretti in un'unica, diciamo, nello stesso momento a far fronte a 2 criticità legate sia alla pediatria che all'ostetrice, una grave dalla 4ª gravidanza con una rottura delle membrane che è stata trasferita da Agrigento, e allo stesso tempo un bambino di 3 anni con un pseudoprup, che per chi non lo sapesse è una grave patologia a carico dell'apparato respiratorio che poteva compromettere anche la vita stessa del bambino. Ringraziando la professionalità dei colleghi e dei medici che hanno intervisto, però dico questo per ribadire che ci sono ancora delle criticità che debbono essere affrontate. Dico, noi non possiamo sostituirci sicuramente alla politica né nazionale né regionale, e tra virgolette dico purtroppo, perché magari probabilmente avremmo fatto sicuramente meglio di quello che ha fatto la Lorenzini piuttosto che lo stesso Ricciardo di Gino. Però purtroppo la nostra attività può essere soltanto quella di pungere e di tenere sempre viva questa problematica, proprio per far sì che non cada nel dimenticatoio e che nella vana speranza che qualcuno ne prenda coscienza e dia una soluzione per quelle che sono le problematiche del nostro ospedale. Grazie. La votazione è quindi? Sì, sì. Cioè. Migrelli Gianluca? Sì. Gembri? Sì. Amico? Sì. Migrelli Salvatore? Sì. Guadagnino? Sì. Bullo? Sì. Di Lenno? Sì. Proclamo la votazione. Consiglieri presenti 18, votanti 18, voti favorevoli 18, andate libera e approvata. Passiamo al 7° punto. Verifica della qualità e la quantità di aree fabbricate da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, esempio delle leggi 18 aprile 1962, numero 167, 21 ottobre 1971, numero 865, e 8 agosto 1978, numero 657, per l'anno 2017. Prego l'ingegnere Alba. Sì, si tratta di un atto dovuto, diciamo, un atto propedeutico all'approvazione del bilancio. Questa proposta di delibera riguarda il bilancio 2017, perché quello relativo al bilancio che andrete a trattare più tardi è stata approvata già nel febbraio dell'anno scorso. In buona sostanza si prende atto dell'assenza di nuove diarie destinate per le attività terziarie e per diciamo le abitazioni quindi per l'edilizia popolare. Siamo alla votazione. Martorana assente. Monì. Capodici. Misurati? Sì. 40 Gessi? Sì. Mangino? Sì. 40 Dologero? Sì. Mistretto? Sì. Geraggi? Sì. Castiglione? Sì. Ciarrino? Sì. Modica assente. Cardinali? Sì. Nigrelli Gianluca? Sì. Sempre. Sì. Amico. Migrelli Salvatore. Sì. Guadagnino. Sì. Bullo. Sì. Dileno. Sì. Sei.
Chiamo la seduta. Consiglieri presenti 18, votanti 18, 6 astenuti, cioè Muniti, Aludici, Geraci, Castiglione, Cervino e Amico, voti favorevoli 12, la Penifera è approvata. Passiamo alla proposta numero 8. Aggiornamento del piano dell'alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare anno 2016-2018. Anche qui prego l'ingegnere Alba. Molti di voi ricorderanno che il piano delle nazioni relativo al 2016 è stato già approvato per problematiche legate al passaggio alla nuova contabilità, legate soprattutto al dissesto. In questo anno, nel 2016, diciamo, non siamo riusciti a dare attuazione alle previsioni del piano delle nazioni, per cui dovendo approvare il bilancio stabilmente riequilibrato per relativamente all'anno 2016, ancorché diciamo in ritardo, è necessario aggiornare il piano delle nazioni spostando al 2017 tutte le attività che erano state programmate per il 2016. Aggiungo solo un'altra cosa: nel piano di valorizzazione e alienazione sono stati inseriti pure dei beni che l'Agenzia Nazionale per i Beni Confisca alla Mafia ci ha assegnato al comune di Mussomeli, e quindi sono stati inseriti all'interno del piano di valorizzazione, ancorché si tratta comunque di beni non in totale disponibilità del comune, ma in quota parte, perché ovviamente avevamo solo un terzo, cioè la quota confiscata è pari a un terzo della proprietà, per cui abbiamo inserito quegli immobili che peraltro, devo dire, ci producono delle entrate per fitti attivi, quindi canoni per intenderci, e quindi canoni che destineremo ovviamente all'attività sociale, quindi avranno una destinazione precisa rispetto a questo scopo. Posso? Sì, prego. Niente, signor Sindaco, solo per un chiarimento. Sì. Per quanto riguarda la problematica, la causa Macello, dico, come si chiama? Capannone. Allora, è stata spostata l'udienza ad aprile 2017, quindi avevamo in corso un contenzioso per la compravendita del Macello, come sapete. Contenzioso nato da diversi anni, era prevista una udienza a ottobre 2016, se non male errato, sto andando un attimo a memoria, poi da ottobre il tribunale ha spostato la causa, l'udienza ad aprile 2017, quindi entro il prossimo aprile ovviamente proveremo a capire se ci sono spazi anche di transazione, perché è ovvio che quando c'è un contenzioso ci può essere o la perdita da parte del comune, e quindi di dover restituire questo bene al legittimo proprietario, oppure la vittoria, che è quella che ci auspichiamo, però vediamo se ci sono spazi e margini di manovra del contesto, rispetto a questo contenzioso, che andranno comunque visti assieme ai commissari di liquidatori, chiaramente. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Votazione. Martorano, assente. Bonino. Capodici. Misurata. Sì. Valenza Gessi. Sì. Mangino. Sì. Valenza Roggio Rosì. Mistretta. Sì. Geraci. Assoluto. Castiglione. Cervino, Modica assente, Cardinale, Migrelli Gianluca, Migrelli Gianluca, Sempre, Amico, Migrelli Salvatore, Guadagnino,
Urlo. Sì. Di Lena. Sì. Proclamo la votazione, consiglieri presenti 18, votanti 18, consiglieri astenuti 6, cioè Monica, Luigi, Gerardi, Castiglione, Scerrino e Amico, voto favorevole 12, parte libera e approvata. Prego. Per il punto 9. Allora, punto 9. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2016-2018 ed elenco annuale 2016. Mi chiede la parola il consigliere nonché assessore Nigretti Salvatore. Grazie Presidente, semplicemente per dire che è un documento che è un documento che è fondamentale per la programmazione delle opere. Provo ad alzare la voce, è un documento dico fondamentale rispetto al 2016, che avremmo dovuto approvarlo nel 2016, però come ben sappiamo è slittato ora nel 2017 per i problemi che tutti conosciamo. Rispetto a quello presenta delle modifiche che riguardano l'aggiornamento dei prezzi, quindi potrete vedere delle variazioni nei prezzi dei progetti e progettualità. Poi abbiamo delle modifiche che fanno riferimento ad un coordinamento con il documento unico di programmazione e poi un inserimento di alcune opere per le quali non le vedete quindi nel 2016, la programmazione del 2016, che fanno riferimento a quelle opere appunto che sono state presentate per affinanziamento, devono essere messe a finanziamento. È una modifica a mio parere importante che andava troppo fatta. Qual è? Ci sono le opere, l'ultimo punto, dice. La numero 79 delle lo può vedere, lavori di completamento degli interventi di consolidamento nelle aree a rischio R4 e consolidamento, appunto perché ci sono delle progettualità che fanno riferimento al consolidamento di alcuni costoni rocciosi con dei progetti che ha presentato questo comune e quindi questa amministrazione nel piano di assetto idrogeologico e poi dei semplici aggiornamenti prezzi, tutto qui è ovviamente un atto dovuto e periodico al bilancio. Grazie. Sì, diciamo che in qualche diciamo che in qualche modo credo che la curiosità che avevo in qualche modo è stata fatta, diciamo, soddisfatta dall'intervento dell'assessore. Ci sono anche altri due progetti. Sì, chiedo diciamo, all'ingegnere Alba di integrare oppure allo stesso diciamo, assessore, ma la vorrei fare all'ingegnere Alba questa domanda, in maniera sintetica e precisa. Quali sono le differenze, se ci sono, diciamo, rispetto al piano precedente, se ci sono stati dei cambiamenti sostanziali? Allora, rispetto al piano che è stato approvato l'anno scorso in Consiglio Comunale e a quello relativo all'anno 2016 che è stato approvato dalla Giunta, e le differenze che questa proposta di piano presenta sono di tre tipi. Uno che sono dei meri, possono essere considerati tutti e tre dei meri aggiornamenti. E uno che riguarda diciamo, delle modifiche sull'importo dei singoli lavori legati all'aggiornamento dei prezzi. Un secondo legato
al reinserimento di progetti che prima erano nel piano triennale, sono stati parzialmente realizzati, mi riferisco ai consolidamenti di cui parlava l'assessore, quindi sono stati stralciati. Ora, siccome gli interventi, mi riferisco a via Spallanzani, via Leonardo da Vinci e le Magnolie, sono stati gli interventi parziali, si sono rifatti i preliminari, si è rifatto un unico preliminare ed è stato inserito nel nuovo piano delle relazioni. La terza modifica riguarda un fatto squisitamente tecnico. Ora il bilancio deve essere allineato con il documento unico di programmazione, per cui c'è stata la necessità di per rendere omogenei i due strumenti di programmazione, di spostare l'annualità del finanziamento di alcune opere pubbliche dall'anno 2016 al 2017 oppure al 2018. Nel 2016 sono rimaste soltanto le opere che erano già state iniziate e sono in corso di esecuzione, scuola di Via Pola, scuola di Via Concetto Marchesi e forse un'altra opera. Nel 2017 sono state previste le opere che con molta probabilità saranno finanziate entro il 31 dicembre o comunque avranno un'attività di gara iniziata entro il 31 dicembre 2017 e tutto il resto è stato spostato al 2018. Ci sono altri interventi? Dopo la votazione? Facciamo la votazione? Prima la votazione? No, facciamo la votazione, completiamo il punto, poi... Su questo non abbiamo... Ah? Su questo. Ah, che volete... Va bene. Chi è d'accordo alla proposta del consigliere Amico resti seduto, gli altri si alzano. Va bene, 5 minuti, approvati.